Voucher fino a 700 euro per chi lavora nel settore del commercio potranno essere usati per figli e salute. Fondo convenienza, regione e sindacati chiedono un tavolo di crisi nazionale e la revoca dei licenziamenti disciplinari. Spettacolo dell'illusionista Luca Bono per sostenere il nuovo progetto della Caritas, una casa per gli ex detenuti. A voi tutti buongiorno, bentornato all'appuntamento con l'informazione di TV Prato. Sostenere il reddito di chi lavora nelle imprese che si dedicano al commercio e ai servizi mediante voucher nominali che possono arrivare fino a 700 euro. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa Il Buono che Meriti. Vediamo. Sostenere il reddito di coloro che lavorano nelle imprese che si dedicano al commercio e ai servizi tramite l'erogazione di voucher che possono arrivare fino a 700 euro spendibili entro il 28 febbraio 2024 nel circuito dei negozi convenzionati in tutta la regione. È l'obiettivo di Il Buono che Meriti, l'iniziativa dell'ente bilaterale del terziario toscano, l'organismo paritetico costituito da Confcommercio Toscana e dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori CGL, CISL e UIL. Una misura che consente da un lato di poter rientrare di alcuni costi che sono legati alla gestione ordinaria della vita familiare e poterlo fare attraverso un meccanismo che consente di recuperare dei voucher che sono spendibili in attività del territorio e che quindi in qualche modo, oltre a dare una possibilità di maggior reddito per il lavoratore, consente anche di valorizzare l'economia locale. Il progetto, nato nel 2021 per affiancarsi alla cassa integrazione, quest'anno si declina seguendo ulteriori direzioni: i figli, lo studio e la salute. La somma complessivamente messa a disposizione su scala regionale è di 660.000 euro. Ad usufruirne saranno i lavoratori e le lavoratrici che presentano un ISEE fino a 32.000 euro, tetto salito rispetto allo scorso anno. Ognuno potrà richiedere un massimo di 3 voucher rivolgendosi entro il 31 dicembre all'infopoint delle organizzazioni sindacali socie dell'ente. Un anno fa sono stati circa 5.200 i lavoratori che hanno beneficiato dell'iniziativa. Ci sono 13 misure che sono misure legate a delle spese effettuate per i figli o per il lavoratore o la lavoratrice o addirittura per spese mediche o anche per spese veterinarie. Abbiamo tentato di prendere un po' tutto lo spettro. Le spese sono le spese effettuate nel 2023, trovano tutto scritto sul sito. Regione Toscana segnalerà quanto emerso agli organi ispettivi preposti e chiede un tavolo di crisi nazionale con la partecipazione dei ministeri del lavoro, delle imprese e dell'interno. E questo è l'esito del tavolo di confronto che si è tenuto a Firenze sulla vertenza relativa ai facchini autisti della RL2, società affidataria dei servizi in appalto del sito di Campi Bisenzio e della società di arredamento Mondo Convenienza, reso noto da una nota congiunta dei partecipanti al tavolo. La Regione Toscana, il Comune di Campi Bisenzio e i sindacati giudicano inaccettabile l'assenza all'incontro della società Mondo Convenienza di RL2 e chiedono, tra le altre cose, la revoca dei licenziamenti disciplinari nei confronti dei 25 dipendenti in sciopero appoggiati dal SICOBAS. Mondo Convenienza e RL2 avevano comunicato che non avrebbero preso parte all'incontro, non essendosi verificata l'interruzione dei blocchi del sito di Campi Bisenzio e la conseguente piena ripresa del servizio di consegna e montaggio. E voltiamo pagina alla politica con Italia Viva che attacca il Partito Democratico sul piano strutturale. Il prossimo 27 luglio approderà in Consiglio Comunale per l'adozione. Non c'è stata condivisione sui temi, è un piano senza visione che valorizza solo le aree dei privati. Così Italia Viva. Evidentemente il Partito Democratico si ritiene ancora forza politica autosufficiente e maggioritaria e non disponibile a una condivisione riguardo le scelte di governo del territorio. Non usano mezzi termini i coordinatori provinciali di Italia Viva Giancarlo Cecchi e Veronica Scopelliti che tirano le orecchie al PD sulla questione del piano strutturale. Italia Viva lamenta una mancata condivisione e parla di piano preconfezionato senza alcuna visione che si limita a valorizzare aree di privati per la realizzazione di circa 80.000 metri quadri di nuova edificazione, per lo più capannoni. Quella di Cecchi e Scopelliti è una presa di posizione netta in disaccordo con il PD e l'amministrazione comunale di cui Italia Viva fa parte avendo un assessore in giunta.
Se essere in maggioranza significa confrontarsi, capire le ragioni degli alleati, individuare temi di cui la città ha più bisogno, allora niente è servito al confronto richiesto da Italia Viva al PD, affermano Cecchi e Scopelliti, che puntano il dito in particolare contro l'assessore Barberis e il segretario del Partito Democratico Biagioni per la mancata condivisione riguardo gli argomenti sottoposti alla loro attenzione. Argomenti di buon senso e di buon governo, quali quello della valorizzazione delle aree di proprietà pubblica, sottolinea Italia Viva. Neppure la proposta di eliminare ogni vincolo sull'area ex Bancio al fine di avviare un dibattito libero e senza vincoli riguardo al suo sviluppo ha scosso le convinzioni dell'assessore Barberis, concludono Cecchi e Scopelliti. La cronaca, tentativo di scippo ieri sera in via Siena al soccorso, la vittima una donna di 25 anni di origine cinese, nuora del segretario comunale della Lega Luis Micheli Clavier, che verso le 19.30 è stata aggredita da due individui col volto coperto dal casco. I due hanno tentato di rubarle la borsa, ma la 25enne è riuscita a opporre resistenza e a suonare al portone di casa per chiedere aiuto. A quel punto i due malviventi sono fuggiti in sella a uno scooter. La donna, sotto shock per l'accaduto, ha riportato alcune contusioni ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta conducendo le indagini. Questa città, ha commentato Luis Micheli Clavier su Facebook, è ormai fuori controllo e quello che più colpisce è che sono gli stessi pretesi che hanno abbandonato la propria città nelle mani di chi non è capace di governarla. E parliamo adesso di novità per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, caldaie dunque non solo, se ne è parlato ieri nel corso di un convegno che è stato organizzato da Confartigianato Imprese Prato. Un dibattito fra imprese addetti ai lavori per affrontare le novità normative introdotte dalla Regione Toscana in ambito di caldaie e impianti di riscaldamento e raffrescamento. L'iniziativa di formazione e informazione tenuta negli spazi di Prisma è stata promossa da Confartigianato Prato assieme all'Agenzia Regionale Recupero Risorse. C'è soprattutto da vedere tutta la parte relativa alle biomasse. È una parte nuova che prima non era argomento, ora diventa importante, per cui tutti, diciamo, gli utenti che hanno impianti alimentati a legna, pellet e comunque tutto quello che è biomassa dovranno fare particolarmente attenzione alle indicazioni che arrivano dalle aziende che, diciamo, li seguono come manutenzione degli impianti. Durante l'incontro sono state analizzate le procedure in merito alla corretta notifica del regolare svolgimento dei controlli di efficienza energetica sulla piattaforma regionale e sono stati presentati anche i risultati dell'ultimo biennio in termini di ispezioni eseguite sul territorio di Prato da parte dell'Agenzia regionale. Proprio le imprese stesse ci hanno chiesto maggiori delucidazioni e una maggiore precisazione su quelli che erano questi nuovi cambiamenti e quelle erano le prospettive sulle variazioni delle normative in materia di impianti, sia anche impianti termici e climatizzazione estiva invernale, ma anche sulla biomassa. E quindi abbiamo deciso, proprio come Confartigianato, di creare questo momento di incontro formazione per cercare di spiegare ai nostri associati, insomma a tutti gli impiantisti, ai tecnici che operano sul settore, quali sono i cambiamenti che ci aspettano e come li dobbiamo affrontare insieme. Questo è il primo di tanti appuntamenti nei quali tutte le strutture sono a disposizione al fianco degli attori protagonisti. In questo caso abbiamo parlato di provvedimenti regionali, quindi con l'Agenzia regionale, che è la società in house di Regione Toscana, appunto pronti a sostenere tutti questi cambiamenti che non devono essere visti con preoccupazione, ma come occasioni importanti per le imprese, non soltanto da un punto di vista lavorativo, ma proprio anche da un punto di vista energetico ed ecologico. E domenica 10 settembre torna a Prato il giovane e talentuoso illusionista Luca Bono. Il suo spettacolo di magia, che andrà in scena al Teatro Politeama, servirà a sostenere il nuovo progetto della Caritas diocesana di Prato. Vediamo di cosa si tratta, il servizio di Giacomo Cocchi. L'illusionista Luca Bono mette a disposizione la sua arte per sostenere il nuovo progetto della Caritas diocesana di Prato. Il celebre mago, lanciato da Arturo Brachetti, è atteso domenica 10 settembre alle ore 18 al Teatro Politeama per stupire il pubblico con i suoi formidabili trucchi di magia. L'incasso dello spettacolo servirà a finanziare una casa per ricominciare, una nuova opera segno pensata per offrire un alloggio temporaneo ai detenuti arrivati a fine
fine pena, che una volta usciti dal carcere non hanno un posto dove andare, anzi dove poter ricominciare. C'è questa fascia di persone che escono dal carcere e spesso non sanno davvero come fare a ripartire, perché magari non hanno più famiglia. Questa nuova casa per ricominciare vorrebbe appunto dare questa possibilità a queste persone. Lei è anche cappellano del carcere della Dogaia, quanto è importante dare un'opportunità ai detenuti e agli ex detenuti? È importante perché appunto tutti diciamo e vediamo come uno dei gravi problemi sia la recidiva. Perfettamente inutile così arrabbiarsi perché le persone una volta uscite rientrano in carcere e poi davvero in tanti casi non c'è nessuna possibilità di riprendere un cammino. Ecco, questa casa vuole fare questo, dare per un periodo chiaramente limitato, che vedremo un anno, due anni, la possibilità di fermarsi, la possibilità di inserirsi in un percorso lavorativo per poi pian piano diventare autonomi. La nuova opera sarà aperta all'interno di un terratetto lasciato in eredità alla diocesi di Prato. L'edificio, pensato per ospitare fino a 6 persone, prima di essere messo a disposizione del progetto avrà bisogno di essere ristrutturato. Per questo motivo la Caritas si è attivata per reperire dei fondi. Lo spettacolo di Luca Bono, considerato uno degli illusionisti più talentuosi della sua generazione, fa parte di una serie di iniziative che saranno organizzate nei prossimi mesi a questo scopo. I biglietti già in vendita si possono acquistare sui circuiti Ticket One e Box Office oppure alla biglietteria del Politeama in via Garibaldi. E adesso scopriamo il tempo che farà nei prossimi giorni grazie alle previsioni realizzate dal Consorzio Lama. Un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Guardiamo subito il satellite di oggi, vediamo come sul Mediterraneo ci sono poche nuvole, questo per la presenza del campo anticiclonico che ormai da giorni interessa quest'area. Più a nord il flusso atlantico scorre veloce, nella zona di contrasto tra queste due, di confine tra queste due figure, si formano temporali come stanotte sulla pianura padana e come probabilmente nel pomeriggio sull'arco alpino. Insiste ancora aria calda sul Mediterraneo, lo vediamo da quest'altra immagine che ci mostra un'anomalia di temperatura a 1500 metri di quota, vediamo come la macchia rossa, quindi temperature sopra la media su gran parte dell'Italia, però via via questa zona si sposta verso sud, quindi temperature in lieve calo sul centro-nord nei prossimi giorni. Tuttavia inizio settimana probabilmente una nuova ondata di calore, seppur breve, andrà a interessare di nuovo la penisola. Passiamo ora al dettaglio per la giornata di oggi. Nel pomeriggio un cielo sereno poco nuvoloso, a parte qualche modesto addensamento sull'Appennino, venti da sud-ovest, mari che diventano mossi a nord dell'isola d'Elba, temperature in lieve diminuzione con massime fino a 35-36 gradi. Passiamo alla giornata di domani, prevalenza di sole la mattina con venti deboli, nel pomeriggio qualche addensamento sulle zone interne, in particolare sull'Aretino, non escluso qualche isolato breve acquazzone, venti da ovest e sud-ovest con mari mossi sempre a nord dell'isola d'Elba e temperature intorno ai valori di oggi. Bene, con questo ho concluso. Ed è tutto, dunque prossimo appuntamento con l'informazione come sempre alle 20:30 con il telegiornale della sera. Buon proseguimento di giornata.